ADN Kronos. In collaborazione con tra le soluzioni di Plenitude e i servizi di mobilità di Anylive. Con Eni hai tutta l'energia che ti serve. Da energie diverse, un'energia unica. Sanremo Express. Il podcast di ADN Kronos che tutti i pomeriggi ti accompagna verso il Festival 2024. Con fatti, storie e aneddoti. Ciao, sono Antonella Nesi. Anche questo pomeriggio con Ilaria Floris ti portiamo a Sanremo. Oggi è il 9 febbraio. Eccoci arrivati alla quarta serata, una delle più attese dagli amanti del Festival di Sanremo, la serata delle cover. Sono qui con Luca Dondoni della Stampa, a cui intanto voglio chiedere cosa pensa dell'andamento delle giurie nelle prime tre serate. Beh, un andamento che si era immaginato era assolutamente giusto, cioè a parte la prima serata con una giuria stampa che in qualche modo ha votato con cognizione di causa, in quanto non era la prima volta che ascoltava la canzone, quindi molti si sono fatti proprio l'idea fra prove, primo ascolto del 16 gennaio e l'ascolto della prima serata, insomma come minimo i colleghi li hanno ascoltate tre volte ogni canzone, per cui un voto piuttosto ponderato, immaginabile rispetto diciamo ai rumors che si sentivano, però contiamo che siamo tantissimi, per cui poteva succedere qualcosa. Invece, se non ricordo male, insomma i cinque che si immaginavano sono arrivati in alto. Verità, non tutti e cinque, cioè Loredana Bertè al primo posto io sinceramente non l'immaginavo, ma non perché non valga, anzi penso sia la canzone più fischiettata pazza nelle docce d'Italia e lo sarà ancora, ma perché c'era appunto questo poker di Mahmood, Annalisa, Angelina e poi ancora chi Geolier, che sembrava essere talmente potente da poter sovrastare tutto. Invece Loredana per la stampa ce l'ha fatta, vedi, tutto sovvertito invece dalle radio e dal televoto, cioè il pubblico a casa e le tante radio piccole, medie, grandi che hanno votato, hanno dato un pochino più polso immediato della situazione e quindi per esempio vedi Angelina praticamente altissima. Infatti Angelina, che è alta sia nella stampa che nel televoto e giù le radio, diciamo, comincia a essere in quota podio, per esempio? Bah, quello sicuramente. Io lo dico dal primo ascolto, ma non perché faccia il veggente, non ci vuole un esperto musicale per capire che intanto è un ritmo diverso dagli altri. Porta la cumbia su questo palco, che è una delle canzoni più gioiose dei ritmi messicani. Lei, parliamoci di lei. La interpreta benissimo, non sbaglia una nota, è una canzone difficile e si mangia il palco. Non so se avete visto proprio, cioè sembra andare a prendere ogni spettatore uno per uno all'Ariston, figura di quelli a casa, cioè ti viene voglia di alzarti in piedi ed è un pezzo che sicuramente è molto intelligente. Parliamo di stasera, come la serata delle cover nella tua esperienza può influenzare l'andamento del festival e anche il verdetto finale? Per esempio Angelina ci avrà un momento ad alto tasso emotivo. Hai perfettamente ragione, hai toccato il punto. La serata delle cover solitamente cambia i risultati finora acquisiti e può elevare la serata del sabato proprio per l'emozione, perché se indovini il pezzo, ma se lo fai tuo, perché evidentemente non è tuo perché è una cover, ti porti l'ospite giusto o gli ospiti giusti, si crea quell'amalgama per cui quella canzone magari la riarrangi come nessuno si aspettava. Non vi dimenticate neanche con Se telefonando, gli svoltò il festival quella cover. E forse anche la carriera. E anche la carriera in divenire. Per cui se tu becchi la cover giusta, veramente può cambiare molto. Puoi diventare, la dico brutta, simpatico se non lo eri tanto. Puoi emozionare se non l'avevi fatto fino allora. Come, al contrario, magari puoi deludere se si aspettavano fosse Amore invece era un Calesse, insomma diventa un po' così, però è molto importante questa sera, sembrerebbe di no, invece è quasi una curva, direi. Ecco, alla luce di questo, quali sono i duetti e le cover da cui ti aspetti, che ti incuriosiscono di più di stasera? 30 canzoni a memoria tutte non le ho, però mi dicono Mahmood molto forte, mi dicono Mahmood con una roba molto forte. Com'è profondo il mare di Dalla, Bertè con Venerus che fanno Tenco, ragazzo mio.
di Negramaro Battisti, con brava. Vecchioni con Alfa. Capito? Abbiamo, che totem abbiamo toccato nella canzone italiana? Sì. No? Cioè, questi qui, già riascoltare questa roba per una larga parte di pubblico sarà oh, cioè alla faccia, capisci? Per cui, secondo me, bisogna stare attenti lì. Poi, naturalmente, ci saranno delle cover che saranno meravigliose, funzioneranno benissimo. Ma le curve ci possono essere in questi momenti qui. E tu che previsioni fai? Chi vincerà la serata cover? E chi il Festival di Sanremo? Scrivilo nei commenti. Sanremo Express è un podcast originale ADN Cronos. Seguici su tutte le app e piattaforme podcast. Iscriviti al canale, abilita le funzioni Segui e Notifica per trovarci più rapidamente e lascia una recensione. Resta sempre aggiornato su adncronos.com. Sanremo Express, in collaborazione con tra le soluzioni di Plenitud e i servizi di mobilità di Anilive. Con Eni hai tutta l'energia che ti serve. Da energie diverse, un'energia unica.